Blight, chi è il tuo papà preferito? Vediamo. Ce n'è uno in TV con una testa enorme che racconta barzellette stupide. E chi sarebbe? Lasciamo stare. Beh, comunque, sarai davvero molto felice quando saprai chi ho incontrato oggi. Ah sì? E chi è? Il mio aereo dalla Svizzera era prenotato per un solo passeggero, un animale in rientro dalle vacanze in una spa. Chi era, tu mi chiederai? Un gatto sphinx egiziano di nome Cairo, appartenente a... Mina Odun! Vuoi dire la direttrice della rivista di moda Treblasé? Proprio così. Lei stava aspettando la sua adorata gattina all'aeroporto e io l'ho conosciuta. Chiaramente le ho detto che mia figlia ha frequentato un ottimo corso estivo di moda, durante il quale ha creato un innovativo zainetto portacuccioli. Oh no, dimmi che non l'hai fatto. Invece sì. Ebbene, è saltato fuori che sta lavorando a un importante progetto che riguarda borse e zaini. E io non solo l'ho convinta a riceverti, ma anche a dare un giudizio sui tuoi disegni. L'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, tesoro. Lo so, sei senza parole. Tranquilla, mi ringrazierai dopo. Sono il papà dell'anno! Ehi, Blight! Sei quasi più verde di me! Che c'è che non va? Il problema è che stiamo parlando di Mina Odun. Basta un suo sì per avere una brillante carriera nel mondo della moda. Deve essere davvero grandiosa! Sì, ma è anche nota per essere estremamente crudele. È capace di tagliare le bozze a pezzettini se non le piacciono i disegni. Oh! Deve essere davvero orribile! Blight, tesoro, non lasciarti intimorire dalla reputazione di quella donna. Non ce n'è motivo. Insomma, lei mangia e dorme come tutti gli altri. Beh, come quasi tutti gli altri. Oh, salve signore, benvenuto a Little's Pet Shop. Sta cercando qualcuno che si occupi del suo dolce amico a quattro zampe? Beh, lo prendo come un sì. Ciao tesorini, forza, salutate il vostro nuovo amico. Vi presento Wiggles McSambask. Buongiorno. Lui mangia e dorme come tutti gli altri? Un piacere conoscerti, Wiggles. Piacere conoscerti, Wiggles. Certo, mangia e dorme come tutti gli altri, non è vero, Zoe? I sogni si avverano quando senti chi è dentro di te. Quel posto in cui tu scoprirai che talento hai e capirai che tutto sì, è possibile. Sì, tu sei speciale, credimi che tutti sì, siamo magici. Magici a Little's Pet Shop, io e te. No! Cosa c'era che non andava nel disegno di quello zaino? Secondo me era favoloso. Già, sono tutti bellissimi. Quello era bleh, questo era bleh e quell'altro invece bleh. Alla signora Odun non piaceranno mai. Perché non le mostri il tuo zainetto portacuccioli? Non le farò vedere una cosa fatta a un corso estivo. Tesoro, senti, i tuoi disegni sono eccezionali. Hanno tutti un tocco di... beh, d'accordo, questo è abbastanza bleh. Ma il punto è che non puoi sapere che cosa piacerà a lei, capisci? Certo che lo so, la cosa è tanto semplice. A lei piacciono modelli che siano lunghi, ma corti. Stravaganti, ma lineari, setosi, però anche ruvidi. Semplice, già. Ho una sola possibilità con Mina Odun. E se la spreco, rischio di giocarmi ogni opportunità futura nella moda. Ah, stai facendo qualche schizzo a quanto vedo. Come procede? Oh, benone, direi. Già, lo si capisce da tutta quella carta straccia. Perché non prendi un po' d'aria? Sì, forse è meglio. Non ho concluso un bel niente fino ad ora. Non sopporto di vedere Blight così demoralizzata. Se almeno potessi fare qualcosa. Io invece vorrei tanto poter fare qualcosa per fermare quella furia. Distruggerà tutto se non riusciamo a calmarlo. Forse basta essere gentili con lui e dargli il benvenuto. Quando ci conoscerà meglio ci aprirà. Oh, vedo guai che si affacciano all'orizzonte. Ehi, ciao, io mi chiamo Penny Ling e volevo darti il benvenuto al nostro... Non importa se siamo gentili. No, ora ci provo io. Dopotutto, chi non apprezza la comicità, dico bene? Ehi, Wiggles, ho una barzelletta per te. Quanti fazzoletti consumano due coccodrilli in una settimana? Mi sa che lui non l'apprezza. Va bene, provo a parlargli io.
Sapete com'è, tra tipi squamosi ci si intende. Ehi, fratello, so che sei nuovo di qui, perciò pensavo di darti due dritte sulla gente giusta da conoscere. Tu puoi chiamarmi... Credo che ti chiamerò colazione, se non ti levi di torno. È tutto chiaro. Sì, signore, sua alligatorità! Forse dovremmo solo lasciargli il suo spazio. Avete assistito al tentativo di comunicare con un simpatico alligatore? Sei agitata per il colloquio? Solo agitata è un po' riduttivo, direi. Ho letto qualcosa su Mina Autumn, so come la descrive chi la conosce. Scusa, da quando in qua sei interessato al mondo della moda, papà? Da quando mia figlia ha iniziato a interessarsene, è evidente. Allora, se vuoi un mio consiglio, eccolo. Quando arrivi al suo ufficio e la incontri, immaginala vestita con un costume da alce. Con un costume da alce? Nessuno travestito in quel modo può metterti paura. Fidati di me. Un costume da alce. Ta-da! Un capolavoro di hot dog! Allora siamo intesi. Anziché andare a parlare con lui uno alla volta, ci andremo in gruppo. Secondo me è un'ottima idea, Russell. Uniti si vince. Bene, è deciso. Forza, andiamo! Ehi, ciao, Giggles! Volevo dire Wiggles. Ecco, stavamo venendo giusto da te per... Sentite, ragazzi, mi sono reso conto che in questo negozio non c'è abbastanza spazio per tutti. Sono contento di sentirtelo dire. Perciò... questo sarà il vostro spazio. Il resto del negozio sarà il mio spazio. È chiaro? E se dovessi trovare uno di voi nel mio spazio, vi presenterò i miei piccoli amici affilati. È tutto chiaro? Sì, chiarissimo. Come un ruscello di montagna. Lei mangia e dorme come tutti gli altri? Lei mangia e dorme come tutti gli altri? Ho chiesto linee morbide! Voi quelle le chiamate morbide? Santo cielo! Mettetevi gli occhiali quando lavorate! La signora può riceverla, prego. Lei mangia e dorme come tutti gli altri? Mangia e dorme come tutti gli altri? Non c'è nulla da temere, lei mangia e dorme come tutti gli altri. Ehi, ciao, umana. Tu devi essere Cairo? Sì. Sì, sono io. Noi stiamo parlando o mi sbaglio? Già, è una cosa che so fare. Oh, ma è straordinario. Sono Blight. Oggi mio padre ti ha riportata a casa. Sì, dalla mia vacanza. Speravo mi rilassassi, ma... non è servita. Non hai qualche consiglio su come comportarsi con Mina? Dunque, vediamo. Non sbattere troppo gli occhi, non usare la parola gorgonzola e soprattutto non fissarle mai le caviglie. Ho capito. Grazie. Ma come hai osato? Immagina la vestita con un costume da alce. Se continui a dirmi cose che non voglio sentire, sbatto la tua carriera in un frullatore e schiaccio il pulsante! Benvenuto al Triblasé Magazine. Allora, tu saresti la figlia del pilota che ha riportato a casa la mia piccola Cairo? Sì, signorina. Cioè, Mina, signora. No, volevo dire signora. Per Mina. Favore, siedi. Dunque, ho saputo che sei un'aspirante stilista. Sì, infatti. Fin da quando ero piccola... Oh, purtroppo tra poco dovrò licenziare un fotografo privo di qualsiasi talento, quindi non ho tempo di ascoltare la saga della tua vita. Quello è il tuo portfolio. Oh, sì, signora. Tutti i disegni degli zaini sono nuovi. Li ho fatti oggi apposta per questo incontro. Mi ricordano qualcosa. Sai cosa fanno pensare? No. Ah, niente. Sono tediosi, scontati, noiosi. Ecco, io... segno di una persona priva di un'idea originale, o di un punto di vista, o di una voce unica. Una persona che dovrebbe pensare di perseguire una carriera molto diversa. Lieta di averti conosciuta. Raphael, qui Mina. Sei licenziata! Mirka, cerca di stare ferma! Per me questo è stare ferma! State tutti bene, ragazzi? A parte il fatto che devo proprio andare in bagno perché siamo confinati qui da ore! Sì, a parte quello. Benone, allora. Presto, reggete Sanil prima che cada fuori dal cerchio! Che è successo? Stavi per trasformarci tutti in mangime per alligatori. Ma se solo potessimo fare qualcosa per fermare quel Wiggles. È troppo grande, troppo forte. Ha tipo una trentina di denti di troppo. Sarebbe magnifico se ci fosse un modo per fargli vedere che non può trattarci così.
Uno di voi scenda subito e mi consegni la fortezza o sarò costretto a salire io! È tutto chiaro? Avete sentito, amici? Bene! Armature! Super intelligenza! Braccia e gambe super lunghe! Super mega elasticità! Raffiche di puzza super potenti! Super tranquillità! Super ultra tenerezza! Super bellezza esplosiva! Vi riduco in polpette, vi distruggo! Tu non farai un bel niente, lucertolone! Almeno finché noi resteremo uniti! Ah! Ho paura! Che spavento! Aiuto! Io non ce la faccio più! Mirko! Ciao, ragazzi. Oh, ciao, tesoro. Com'è andato il colloquio con Mina? Ha detto che i miei disegni sono noiosi, scontati e prevedibili. Mi pare di capire che non sia andato molto bene. Non poteva andare peggio di così. Hai provato a immaginarla con un costume da alce? È strano che non le sia piaciuto il tuo portacuccioli. Quello non gliel'ho mostrato. Cosa? E perché no? Ho voluto disegnare qualcosa che credevo le piacesse, così le sarei piaciuta anch'io. Ma a te piacevano questi disegni? Beh. Lo vedi, è proprio questo il problema. Eri così preoccupata del carattere di Mina che ti sei fatta in quattro per soddisfarla. Non sei rimasta te stessa, cara. Beh, comunque quello che dicono sul carattere di Mina è vero. È impossibile piacere a quella donna. Ad ogni modo dovresti tornare da lei e mostrarle ciò che ti piace davvero tra i tuoi modelli. Quello che più ti rappresenta, capisci? Il mio portacuccioli! E cosa più importante, tesoro? Non puoi arrenderti la prima volta che ti viene detto un no. Papà, sei il migliore! È proprio quello che stavo cercando di dire. E se lo facessimo rotolare fuori dalla porta? Perché non lo spediamo in un altro paese? Oh, magari su un altro pianeta. Oppure possiamo sfruttare questo momento in cui dorme per preparare il contrattacco come ce lo eravamo immaginato. Wiggles McSambask! Eh? Non dobbiamo essere grandi amici, non dobbiamo nemmeno parlarci, ma tu non puoi maltrattarci e dirci dove possiamo o non possiamo andare. Noi siamo qui da più tempo, quindi tu occuperai lo spazio che noi ti concediamo. È così, punto e basta. Capito? Cioè, è tutto chiaro? Gran bel discorso, Russell. Però non credo che a Wiggles sia piaciuto molto. Usiamo i poteri delle armature. Ora escogiterò un piano super intelligente. Dai, pensa. Devo lavorarci un po' su. Lo stendo con una super raffica di puzza. Non è così che doveva andare, proprio no. Tu non potrai resistere alla mia bellezza esplosiva. Guarda, ma allora è vero che hanno il sangue freddo. Mi è piaciuta molto la vostra fortezza, quindi ora ne costruirete una per me. Ma le mie zampette non sono fatte per i lavori edili. Ok, dove lo vuoi il fossato?
Vorrei vedere la signora Autumn. Lei ha un appuntamento? Non vedo nessun appuntamento qui. La signora Autumn non riceve nessuno senza appuntamento. Nemmeno me. Mi basta solo un minuto. È impossibile. È impegnata tutto il giorno. Allora aspetterò. Se uno dei suoi appuntamenti dovesse tardare, entrerò un secondo. Lei aspetta. Qui? Senza un appuntamento? Non si può! Se la signora dovesse uscire e la trovasse qui senza appuntamento, diventerebbe una furia come una bomba atomica! Salteremo tutti quanti in aria! Vorrà dire che correrò questo rischio. Ehi! Quello non va messo lì! Sveglia! Vai a piazzarlo dove ti ho detto! No! Non può rivolgersi così a Pennyling! Giuro che se la fa piangere vado di là e gli mordo io! Per favore, ci metteresti tutti nei guai! Ecco, guarda cosa hai fatto, panda! La mia fortezza non potrà mai venire perfetta adesso! Oh, insomma, ora basta! Noi non ci facciamo più trattare da te in questo modo! Zoe, non parlerei a Wiggles con quel tono? Di sicuro non direi la parola noi. Sono stanca di vivere nella paura e so che anche voi non ce la fate più. Metterò in pratica il consiglio che ho dato a Blight. Tu mangi e dormi come tutti gli animali della terra. Me ne infischio se gli alligatori hanno una brutta fama. Non ho intenzione di farmi sottomettere da te mentre comandi a bacchetto e gestisci la situazione come ti pare e piace. Ora che lo sai, tu che cosa pensi di fare? Ecco, questa proprio non me l'aspettavo. Pennyling, ma chi ti prende? Io non posso vedere qualcuno piangere. D'accordo, finitela tutti quanti di piangere. E tu basta con quelle lacrime di coccodrillo. No, sono lacrime di alligatore. È tutto chiaro. Nessuno mi ha mai parlato in questo modo. E io non so proprio che fare, veramente non ho mai litigato con nessuno. Ti prego, non farmi male. Wiggles, allora perché facevi tanto il duro? È per via del mio aspetto, pensavo di poter fare il cattivo e ottenere ciò che volevo. Mi dispiace, ragazzi. Scusatemi, ne torno nell'angolino che mi avete concesso prima. Wiggles, ascolta. Anche se hai un aspetto spaventoso, non vuol dire che tu lo sia davvero. Certo! Se tu sei buono dentro, non c'è motivo per cui tu non debba esserlo anche fuori. Potremmo stare tutti insieme, come veri amici. Non ho mai avuto veri amici prima d'ora. Forse perché non ci hai mai provato. Ti va di provarci con noi, Wiggles? Altro che... È tutto chiaro? Sicura di non voler prendere un appuntamento per un altro giorno? La signora Autumn ha un ritaglio di tempo tra... 3 anni. Io non me ne vado finché non la vedo. Non me ne vado. Tu, ragazza tremante col casco! Di all'occhista di venirmi a prendere all'angolo sud-est del palazzo, a 1,20 m dall'ingresso, e prenota un tavolo per me al ristorante Chenevou Riche. Ordina un'insalata mista e chiedi che stavolta la lattuga sia messa di lato. Tu sei la zainettatrice di prima, che ci fai qui? Aveva un appuntamento? No. Ci occuperemo della tua punizione domani. Ma tanto per cominciare sistemerai le sopracciglia a Cairo. Signora Autumn, mi dia una seconda occasione per... Io non concedo seconde occasioni. I negozi di roba usata danno seconde occasioni. Lei sta commettendo un grosso errorace. Oh, mi scusi tanto, volevo dire errore. Oh, nessuno si è mai rivolto a me in questo modo. Ma che cosa ho fatto? Signora Autumn, mi creda, sono veramente molto, molto, molto... Geniale! Cairo ci è saltato subito dentro, sembra piacerle tanto. E il giudizio di Cairo è quello di cui più mi fido. È evidente che hai un enorme potenziale come stilista. Sally, Gina, Lola... Hai un aiutino? Blight! Blight, sì, certo, ma la cosa che più di tutte mi ha colpita è che non hai accettato un no come risposta. Lascia che ti svili un segreto. Non sono poi così cattiva come sembro. Mi comporto in questo modo per liberarmi dei lecapiedi. Tu di certo non rientri in questa categoria. Buon per te, tesoro! Grazie mille, signora. Rimaniamo in contatto, ti terrò d'occhio in futuro. Senti, nel frattempo posso tenere questa tua creazione di prova, vero? Certo, mi fa piacere. Sì, e voglio, voglio, voglio.
Ehi là, ragazzi! Non potete immaginare quello che mi è capitato! Ehi, ma che cosa? Caspita, avete costruito proprio una bella fortezza, eh? Ehi, tranquillo, amico. Lei è Blight. Ah, ecco, ciao. Sono felice che ti piaccia la nostra fortezza. Vuoi aiutarci? Certo, vado solo un attimo di sopra a cambiarmi, arrivo. Ecco la mia Blight. Com'è finita la giornata? Eri un po' giù di morale prima. La mia giornata è finita splendidamente, grazie a te. Sono tornata da Mina Autumn. È andata? Sì. E ora so che le seconde occasioni non le danno solo i negozi di roba usata. Sono il papà dell'anno. Grazie.